Una matata, ragazzi e ragazze. Ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati con un nuovo video di Fortnite. Subito un bel pollicione in su gigante. Mi raccomando, spaccate sto tasto che mi piace. Andiamo a vedere qual è la skin che Armando mi ha chiesto. Sempre presente per i tuoi video. In un prossimo video puoi usare Tony Stark. Ciccio, sei un grande. Bro, e che faccio? Non te lo metto, Tony Stark. Eccolo qua. Allora, ragazzi, se andiamo nel negozio oggetti, mi raccomando, ricordatevi di mettere supporto a un creatore, CiccioGamer89, se mi volete supportare. Grazie mille a chi lo farà. Andiamo a giocare. E come se gioca più su sto gioco? Non mi ricordo. Ok, paracadute sulle spalle. E let's go. Bene, primo land. Speriamo di fare qualcosa di buono. Anche perché, regà, non è che io ancora stia benissimo, eh. Mi sono fatto un bel covidino, niente male. Febbre bella alta. Speriamo che, come al solito, Fortnite non abbia fatto dei change importantissimi alle sensibilità. Calcolate che sto giocando in Europa. Ho 56 di ping in questo momento, che di solito è alto per la mia connessione. Tra l'altro, dovrei aver sistemato per bene il fatto dell'audio. Fatemi sapere se l'audio così lo gradite di più rispetto a prima. Lui sta cercando di andare sul mio land, ma ci è andato decisamente. Ok, quindi ok. Ok, ottimo. Raga, allora io ho diversi problemi in questo momento. Sento la sensibilità altissima. Ma non so se effettivamente dipende dalla sensibilità o dal fatto che è da un botto che non ci gioco. Non lo so perché. Lasciamo così. Lasciamo così. Brutta sensazione. Brutta sensazione. E mi hanno alzato la sensibilità. Mortacci vostri. Aspetta. Ok, ho visto bene. Lui mi sembra che l'avevano potenziato comunque. Va bene. Vogliamo andare a vedere in giro che c'è sta, se c'è sta qualcosa? L'impulso comunque, ripeto, essere totalmente... Mi sa che l'ho visto uno lì. E può essere, ragazzi. Può essere. Ah, ok. Anche sotto di me, se è per quello. Non ne ho idea. Adesso ne ho un'idea. Bro, diciamo che hai proprio sbagliato tutte le tempistiche. E infatti, vedete? Ve l'avevo detto che ce n'è uno là. Allora, fatemi fare un attimo una cosa. Fatemi vedere se c'è qualcosetta. Lui, secondo me, raga, non si muoverà mai. Meno male che questo era un mezzo bot. Ma vogliamo parlare di quanto ci ha messo il gioco a rimettere il pompa, raga? Ma è normale una roba del genere? No, ma seriamente dico, secondo me è troppo. Porca miseria. Ho detto, vabbè, sono morto. Ma ci ha messo 8000 anni. Tra l'altro sto pompa, ragazzi, ma si può avere un pompa di questo colore? Tra l'altro hanno aperto il cavo. Io ci posso pure andare a fare un giretto. Ma in realtà non dovrei. Cioè, lo sapete perfettamente. Perché per chi è in live, tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che sono tutti i giorni in live. Tranne se parto o se sto male o se mi voglio riposare qualche giorno. Dalle 20:30 in poi sul canale YouTube CiccioGamer89. Il mio classicissimo canale, dai. Come fate a... Ok, l'ho visto. L'ho palesemente visto. Però se lui mi sta così camperato, raga, io... Pure quello è molto forte. Io non so se... Perché si sta muovendo. Ma non so se... Era stato il bot, secondo voi? No. Ok, rischio di creparci già. Sì. Eh? E quello perché sta lì? Ho pure che mi arriva qualcun altro da dietro, eh. Ok.
Capirai, ci metterò un'eternità. Andiamo bene. Oh, raga, sto giocando in Europa, giuro. Non è che... Non so... Eccolo qua. Ok. Che c'aveva questo? E questo ha preso qua la roba là, li mortacci di te. Chissà che c'era del bello e mi sono andato a prendere qua la roba. Vabbè, che poi è una mitraglietta leggendaria, per carità, eh. Niente male. Se sapete che c'è, facciamo così, guarda. Nel dubbio. Perché l'impulso, raga, lo sapete, ti tirano veramente fuori dai guai. Quindi intanto mi tengo la scopa per fare le cose un pochino più grandi, no? Per il momento sono stra soddisfatto di come sto giocando. Allora, perk dei consumabili. Straforte. E possiamo fare anche questo qua del cespuglio, che non mi sembra malissimo come perk. Quindi mo dobbiamo andare a cercare un po' di casse per le altre impulso. E mi dovrei potenziare sto pompa, che veramente fa abbastanza cagar. Ok. E non l'ho mai più visto. È andato sopra la torre? Sì. Sì. Il tipo... Il tipo mi sta sulla torretta, ragazzi. Mi sta là, raga. Non si muove questo. Questo purtroppo non mi si muove. Mamma mia, però queste torrette, secondo me, a prescindere, le dovevano fare che si rompevano, eh. Secondo me, perché lui se ne sta approfittando un botto, perché sa... Guarda che tipo qua. Quanto godo, raga, scusate, però lo so, ultimamente mi avete fatto pure un sacco di complimenti dicendomi: sì, ma tu hai, c'hai una mira pazzesca. Semplicemente ho sistemato un pochettino la sensibilità. E questo non ha preso... Scusami, questo è un surprise per me. Quindi questo tipo non era il proprietario di quello che pensavo. Ah, ecco, già sembra una cazzata, ma questo qua già meglio. Mi mancherebbe il guanto di Frozen. Peccato, veramente peccato. È stato sopra, sì. Ok. Purtroppo c'ha la spada. Non male. Sì, sta là, ragazzi. Io rischio un botto a stare qua. Va bene. Sempre con grande calma. Decisamente. Ok. Quello sta sempre là. Sì. Voglio vedere se riesco... Sempre un grande rischio fare così, eh. Anche perché, raga, se lui se la campera, ma noi non è che gli possiamo di niente di che, eh. Cioè, se la vuole camperare, è giusto che se la camperi. Se pensa di star ranked, e facciamogli pensare che star ranked. Però non me ce posso mettere a litigare all'infinito, capito? Anche perché, come vedete... Ok. Va bene. Ma che te ne fai? Te ne privi? Ma quando mai? Quello è un bot, mi fanno sempre più i colpi. Allora, probabilmente farò un errore. Sto andando a capire se riesco a rincontrare quell'altro. Non credo, eh. Sarà da aspetta un po' qua. Sa che il guanto o vedo grigio, raga. Vedo più scope qua che... Boh. Siamo rimasti effettivamente pochi, eh? Quindi significa che quelli che sono rimasti dovrebbero essere
abbastanza cattivelli. Sapete che muovermi troppo può comportare comunque a essere fucilato male. E non ho, purtroppo non avendo bunkerli, non avendo niente di tutto ciò, raga, siamo molto molto scoperti, eh. Quello è quello di prima. Quello sarebbe stato carino sgattellarlo, ma... Ok, quindi ce n'ho due dietro. Ok. Hai capito? C'è... c'è il tizio che fa il matto, capito? Va bene, buono a saperci. Sono in due, vero, che mi stanno sparando, decisamente. Raga, ma penso che non lo racconto. No, non credo proprio di raccontarlo, raga. Via, 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 ok. Questa posizione non è male. Però... oh, bravi, vi dovete squartare da soli, bravissimi. Oh, perché adesso io dovrei prendere il ground. Vedi che c'ho quello dietro? Che continua a non vedere. Guarda, se ci muoio non me ne frega niente. Davvero. Cioè, sono contento così. E non sto scherzando, sono molto contento così, perché se lo meritava, raga. Va bene. Stra contento, veramente. Sentite, facciamo così. Facciamo così. Sì, sì, quello... quello doveva schiattare. Mo non lo so se ce la faccio, però sappiate che comunque sono stra contento. Penso di essere morto, eh. Penso di essere morto, perché non si chiuderà mai qua. Ovviamente. Vedi che c'è. E quello è ostico, raga. Quello è ostico. Molto, molto ostico. Siamo rimasti in tre. E io per il momento me ne andrei. Bravo. Bravo, bro. Penso... non credo di farcela, però la partita è molto bella. Ok, uno sta sopra. No, 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 bro. No, stai proprio sbagliando la persona. Non sono io quello che tu devi andare a colpire. E qui ci vuole una bella tatticuccia, eh. È lui il problema, raga. Se non tutte e due, io lo potrei uccidere senza problemi. Penso che lo farò, sti cazzo. Almeno siamo arrivati ai secondi, raga. 71 l'ha preso. È bravino, eh. Tanto sicuramente. Ok. Bella la torretta, bro. Bella davvero.
Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Dite voi, perché voi dovete dire. Mamma mia, ragazzi, lui pensava che stava ancora. Mamma mia, che movement. Santo Dio, che partita mega galattica. Oh, mamma mia, ma quante kill l'ho fatto? Scusate, per capire. Oh, 10. Mamma mia, che bella partita. Signori, vi voglio un sacco di bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Al prossimo appuntamento col vostro Dicevo 89. Ciao.